Ferragosto con i musei sembrerebbe banale, ma non lo è nella maniera più assoluta. Assolutamente no, perché negli ultimi tempi, e questa è una cosa che ognuno di noi avrà verificato personalmente, i turisti che si recano nelle aree cosiddette balneari prima o poi si stancano anche di andare soltanto al mare e quindi hanno la necessità di recarsi in luoghi particolarmente interessanti. Del resto stiamo parlando soprattutto di una provincia, quella di Salerno, che è connotata dalla presenza di ben due siti UNESCO inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità come paesaggi culturali, che vuol dire che in effetti non è soltanto la bellezza dei luoghi, ma c'è qualcosa in più. E il qualcosa in più lo troviamo nel Cilento, nel Vallo di Diano e nella Costiera Amalfitana. Io però faccio difficoltà a pensare che al di fuori di questi due siti non ci sia qualcosa di interessante. Basti vedere altre aree della provincia di Salerno che non sono inserite nelle liste dell'UNESCO, che sono altrettanto interessanti sotto il profilo culturale. Dovete un esempio di questi percorsi fuori circuito? Certamente, diciamo fuori circuito, come per esempio la Valle del Sele, basti pensare a Buccino, alla villa d'Ayala Valva e non so a tutta la Valle del Sele, insomma, quindi una cosa abbastanza interessante. Ovviamente il fatto che in questo periodo, ma soprattutto negli ultimi anni, in questi periodi di vacanza, il Natale, la Pasqua e anche il Ferragosto, ci siano dei siti aperti e quindi alla pubblica fruizione è un fatto importante, perché dà la possibilità non soltanto ai turisti di visitare dei musei e dei siti archeologici che sono particolarmente interessanti, ma soprattutto al contorno di questi luoghi di vivere attraverso la presenza dei beni culturali. Quindi faccio un esempio, anche gli esercizi commerciali che si trovano nei pressi dei monumenti, ma non soltanto gli esercizi commerciali, ma anche i luoghi dove si vendono prodotti tipici o addirittura abbigliamento o altro, che hanno ovviamente un vantaggio per la presenza poi dei FUSA provincia di Salerno, che non sono inserite nelle liste dell'UNESCO, che sono altrettanto interessanti sotto il profilo culturale. Dovete un esempio di questi percorsi fuori circuito? Certamente, diciamo fuori circuito, come per esempio la Valle del Sele, basti pensare a Buccino, alla villa d'Ayala Valva e non so a tutta la Valle del Sele, insomma, quindi una cosa abbastanza interessante. Ovviamente il fatto che in questo periodo, ma soprattutto negli ultimi anni, in questi periodi di vacanza, il Natale, la Pasqua e anche il Ferragosto, ci siano dei siti aperti e quindi alla pubblica fruizione è un fatto importante, perché dà la possibilità non soltanto ai turisti di visitare dei musei e dei siti archeologici che sono particolarmente interessanti, ma soprattutto al contorno di questi luoghi di vivere attraverso la presenza dei beni culturali. Quindi faccio un esempio, anche gli esercizi commerciali che si trovano nei pressi dei monumenti, ma non soltanto gli esercizi commerciali, ma anche i luoghi dove si vendono prodotti tipici o addirittura abbigliamento o altro, che hanno ovviamente un vantaggio per la presenza poi dei flussi turistici che si verificano. È chiaro che a noi la cosa che interessa di più è quella di presentare un'immagine della provincia di Salerno e soprattutto del lavoro che facciamo noi giornalmente per confermare che questo territorio ha una grandissima valenza culturale e che quindi merita di essere visitato non soltanto per le bellezze estetiche che siamo abituati a vedere, ma soprattutto per le implicazioni di carattere culturale. C'è poi la mostra Ritorno al Cilento, che è stata presentata qualche settimana fa, che ha avuto già un discreto successo, anche perché è solo una parte di quello che si potrebbe fare. Sì, in effetti la mostra non qualche tempo fa è stata inaugurata il 18 maggio, abbiamo avuto la fortuna di avere una proroga fino al 31 agosto, perché si doveva chiudere il 18 luglio. Questo anche, in effetti abbiamo cercato di, con l'appoggio e la, diciamo, l'idea e il parere del direttore Zugo Trigel, con le diocesi di Teggiano e Vallo della Lucania e dell'associazione Centro Studi Previtali, quindi di dare una proroga alla mostra per far sì che
presso il museo ci fosse un ulteriore aumento e presenza di turismo, visto che a luglio ci sono state circa 50.000 presenze. La mostra fa parte poi di un circuito di tutto il museo, quindi di tutta la visita con un biglietto unico, per cui la proroga ci permetterà forse di raggiungere anche le 100.000 presenze per una realtà artistica importante, perché giusto per due minuti, un secondo, praticamente le opere messe in evidenza, in mostra, sono opere inedite, solo un paio conosciute, il San Filadelfo e la Cassetta Embriaci, tutto il resto è sconosciuto, in realtà sono posti ancora da evidenziare, da rilevare con molta insistenza, e quindi questa è un'occasione per noi per portare avanti un discorso proprio di promozione e valorizzazione del territorio. La mostra fa parte poi di un circuito di tutto il museo, quindi di tutta la visita con un biglietto unico, per cui la proroga ci permetterà forse di raggiungere anche le 100.000 presenze per una realtà artistica importante, perché giusto per due minuti, un secondo, praticamente le opere messe in evidenza, in mostra, sono opere inedite, solo un paio conosciute, il San Filadelfo e la Cassetta Embriaci, tutto il resto è sconosciuto, in realtà sono posti ancora da evidenziare, da rilevare con molta insistenza, e quindi questa è un'occasione per noi per portare avanti un discorso proprio di promozione e valorizzazione del territorio. Muy bien.